9.15 è l'impresa che si è occupata della parte immagine di questa presentazione. Siamo con il signor Stefano Iorio, che è uno dei responsabili di 9.15. Buongiorno. Buongiorno a lei. 9.15 è una società che si occupa, come dice il suo nome, che rappresenta la posizione corretta delle mani sul volante, rappresenta la società che opera nel settore della sicurezza nella guida e soprattutto nella guida ecocompatibile. Quindi noi ci occupiamo di tutta quella parte di guida che è rispetto all'ambiente, per la capacità delle persone di guidare senza emettere troppo CO2 in ambiente. Che è valida anche per le auto elettriche, perché diciamo la verità, non è questione che perché uno ha un'auto elettrica deve smanettare, accelerare a fondo e dopo frenare di colpo. Sì, la sicurezza è un piatto che vale per tutti, no? Se viene servito per tutti. Di sicuro il motore elettrico non invita, anche perché è senza rumore, non invita alla guida sportiveggiante. C'è da dire che il motore elettrico però è fortemente prestazionale, non è un motore che deve essere considerato come quello delle macchinine che giravano intorno alle piazze quando eravamo piccoli, ma è un motore che ha caratteristiche di erogazione di potenza molto sensibile e quindi permette di prestazione di tutto rispetto. Ecco, ed è molto importante anche occuparsi di sicurezza, perché non soltanto la sicurezza attiva ma anche passiva, anche perché le vetture elettriche devono avere un trattamento del tutto particolare, visto che le batterie sono più pesanti, la macchina ha altre prestazioni. Certo. C'è da dire che la macchina, ad esempio, che viene presentata ora, che parte da una base smart, il modello A-City, era nata per essere elettrica, quindi questa era una macchina che era addirittura nata come Swatch, poi fu prodotta dalla Mercedes, molti anni fa. Ma era nata come Swatch con l'idea di essere equipaggiata a batterie. Le batterie stavano in una forma di sandwich sul pianale e hanno ritrovato la collocazione che dovevano avere in origine. La macchina è tornata come era stata progettata. E infatti io me lo ricordo benissimo, perché dal 1992 che mi occupo di veicoli elettrici, quindi c'era questa Swatch mobile originalmente con Nicolas Hayek, a cui ho avuto occasione di intervistare parecchie volte, poi vicissitudini di vari, il gruppo Volkswagen, che quando è uscita la Smart, devo dire, in versione a scoppio, una delusione, perché è stato snaturato completamente il progetto originale. Adesso infatti, come lei diceva, torna a quello che è la sua originalità. E non solo, se mi è permesso, direi che anche la Mercedes classe A, che era nata lo stesso per essere una macchina elettrica, quindi con lo stesso sandwich, è oggetto dell'interesse da parte di Roberto Vezzi, che sta procedendo anche su queste macchine alla ritrasformazione per un ritorno all'origine. E con lei che si occupa permanentemente di queste cose, come vede il settore in generale dei veicoli ecologici, e parliamo in questo caso dell'elettrico in particolare, perché da tanti anni si è sviluppato, va un po' a mode, a volte ritorna il veicolo elettrico, certo. Poi c'è l'ibrido, adesso c'è un po' che spunta il veicolo elettrico di alte prestazioni, perché a tutti gli è venuto in mente di fare il veicolo elettrico che va a 300 all'ora, non so con che possibilità, però ci sono. Cosa ne pensa di questo? Ma guardi, è presto detto. Prima di tutto, il calo della produzione di petrolio previsto nei prossimi 10 anni è elevatissimo, quindi di fatto già la risorsa del petrolio favorirà il veicolo elettrico, perché indubbiamente mancherà o sarà a prezzi irragionevoli l'energia per alimentare motori endotermici. In secondo ordine, il problema sarà da giocarsi sull'autonomia e sull'utilizzo di energia rinnovabile per poterla alimentare, quindi di fatto cercare di non inquinare per produrre non inquinamento. Immaginiamo quindi di utilizzare l'acqua, il calore, il sole, il vento, no? Come 4 elementi di energia rinnovabile. Ne vedo uno sviluppo molto forte. Io sono stato al forum di Confindustria del 13 maggio e mi ha estremamente rincuorato sentir dire che il 25% delle automobili che dovrebbero essere prodotte entro 12 anni dovrebbe essere elettrica. Questo è un dato che emerge dai costruttori. Di sicuro bisognerà che le batterie litio-ioni arrivino a un prezzo inferiore, perché se il prezzo è così alto la macchina viene gravata di troppo prezzo di batterie. Lei mi insegna che se la produzione è alta il prezzo cala. Si tratta di decidere, tra virgolette, quanti telefonini fare per fare costare poco le batterie dei telefonini, quello che è avvenuto per i telefoni. Altra cosa importante sarà studiare la distribuzione della macchina, che credo che possa essere effettuata molto bene da gruppi di acquisto, tipo grandi catene, di cui non faccio il nome per fare pubblicità, ma nel settore dell'elettronica di consumo, che potrebbero esporre alcune di queste macchine e venderle all'interno delle catene stesse.
Io quello che osservo, forse lei è d'accordo, che siamo in un cambiamento epocale del modo di muoversi. Da 100 anni a questa parte si è sviluppato la nostra auto come la conosciamo, con i benzinai, con tutto quello che riguarda. Adesso bisogna non soltanto cambiare modo di distribuzione, ma modo di vendita, modo di acquisto, modo di post vendita e soprattutto mentalità della gente per guidare. E colonnine e alimentazione? E soprattutto anche considerare che una delle grandi rivoluzioni che sta presentando la Formula 1, antesignana in questo caso della tecnologia, è il KERS, il recupero dell'energia cinetica in un motore elettrico, il recupero dell'energia cinetica in frenato e in rallentamento, che va a ricaricare ulteriormente le batterie, è stata una cosa veramente di grandissima portata, molto spesso sottovalutata perché viene vissuta in questo momento sotto l'aspetto dei risultati sportivi, ma se noi lo guardiamo estrapolandola dal risultato sportivo è veramente una cosa eccezionale. E non solo, anche Peugeot si sta dedicando con la macchina ibrida nella Le Mans Series. E nella Mans Series, sì, scusate. La nostra natura di 915 è una natura agonistica sportiva, noi veniamo dall'agonismo, quindi ci siamo avvicinati mano a mano alla tecnologia, ma avendo ogni domenica almeno 4-5 nostri istruttori che corrono in campionati o monomarca o categorie, lo sappiamo, questa è proprio una passione. Io la ringrazio. Grazie a lei. E noi con il signor Iorio nella sua compagnia, che ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e torniamo con Electric Motor News. Un grazie a tutti.